Allora, oggi passiamo, come dicevo, ai Monty Python, a qualcosa di completamente diverso. Allora, fino adesso noi ci siamo interessati di rappresentazioni dei sistemi, di vedere se è stato uscito. Ok, quindi abbiamo un set di equazioni differenziali in cui andiamo a rappresentare l'evoluzione delle variabili di stato del nostro sistema tramite delle relazioni tipicamente lineari, in questo caso, tra lo stato e la sua derivata ed eventualmente l'ingresso. Abbiamo visto però che in alcuni casi lo stato potrebbe non essere direttamente misurabile e in quei casi dobbiamo ricorrere a schemi un po' più complessi in cui introduciamo per esempio degli osservatori dello stato che ci consentono di applicare le tecniche di controllo che abbiamo visto nello spazio di stato anche quando lo stato non esiste. E questo lo possiamo fare sotto delle ipotesi di osservabilità del sistema che ci garantiscono che è possibile ricostruire lo stato a partire dalla luce. In generale, quindi, quello che noi abbiamo è un progetto che in genere in cui entrano alcune variabili d'ingresso, che sono tipicamente quelle che noi possiamo controllare, potrebbero esserci altre, che sono disturbi e che non possiamo controllare. Però per ora diciamo ce ne interessiamo. E vengono pure delle altre variabili di uscita, che sono di solito quelle a cui siamo interessati, perché se le abbiamo messe nel vettore di uscita, in genere perché questo vettore di uscita è quello che vogliamo andare a vedere. Abbiamo visto appunto che da queste variabili possiamo usare delle tecniche per ricostruire uno spazio di stato all'interno del sistema, però possiamo anche fare, e intanto queste tecniche sono tecniche di controllo un po' più moderne, stiamo parlando di tecniche che nascono negli anni 60. Possiamo però anche fare un ragionamento diverso. Tutto sommato, mi interessa il numero alfa y. Ora, più che non c'è dinamiche stabili, non c'è cose strane. A me interessa controllare questa variabile. Quindi posso cercare una relazione che mi leghi direttamente alla y. Quindi in questo caso non parlano più di rappresentazioni tipo ingresso, stato, ma parlano di rappresentazioni semplicemente ingresso, stato. Quindi queste sono delle rappresentazioni diverse del nostro sistema che ci danno informazioni diverse in alcuni casi equivalenti in altri meno che però mi consentono di legare direttamente l'ingresso all'uscita sulla base di queste relazioni e tipicamente vedremo due esempi che saranno che dovreste già conoscere che sono la funzione di trasferimento e la funzione di risposta fuori. Andiamo a studiare delle tecniche di progetto che ci consentono di tirare giù i controllori e i controlli non usciti nella maniera desiderata. Ora, sulla notazione, tra l'altro, c'è un po' di. Cioè, ognuno ha un po' la lettera che vuole, in volte dell'impianto, se qualcuno usa la G, qualcuno usa per il controllore la K, altri usano la C, insomma, ognuno fa un po' quello che vuole. Io solitamente uso la P per plan come processo, quindi l'impianto sarà P, poi vedremo che la funzione anello sarà L per loop, la funzione di P per sarà S per sync, perché c'è la funzione di anello loop. Quindi in generale cerco di dare un senso, perché in fondo poi volere cos'è il momento di. Allora, abbiamo visto, se vi ricordate nella prima lezione, che in generale, sempre per il caso singolo ingresso, singola uscita, un sistema lineare può avere una relazione di tipo implicito, che solitamente è una cosa del genere, ha una certa funzione, la chiamata di. In cui entrano tutte quante le derivate. Un certo numero di derivate. Dell'uscita. Dell'ingresso. Dell'ingresso.
E qui lo abbiamo sentito. Ok, quindi cosa sto dicendo? Sto dicendo che ho una relazione tra le prime n derivate dell'uscita e le prime m derivate dell'ingresso. In generale questa relazione dovrebbe essere uguale a 0, se dire no. Nel caso lineare, ovviamente qui abbiamo visto che possiamo, su questa relazione scalare, diciamo così, nel senso che un solo ingresso e una sola uscita, posso, tutte queste variabili sono scalari. Posso passare una rappresentazione vettoriale per il numero di questi derivati. Quindi posso chiamare y primo variabile di stato e quindi y seconda derivata diventerà derivata di questa, posso usare una nuova questa variabile e così via. Quindi in qualche modo posso aumentare l'ordine del sistema e ridurre il numero di riga, non solo lo so fare. Però questa è la relazione più generale, che nel caso lineare è una cosa di questo tipo. Sarà y alla n più y alfa n meno 1 più y alfa n meno 1 più bla 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 più alfa 1 meno primo più sa 0 di non più per la n è il mezzo di valore l'ingresso più per la n meno 1 è il mezzo derivata per l'ingresso eccetera eccetera più per la 1 u primo per la 0 uguale a 0. Che sto dicendo? Sto dicendo, posso, se la relazione lineare, la scriverò lineare tutti quanti i semi, e fin qui non c'è un grande problema. Dopodiché, posso sempre scegliere un coefficiente uguale a 1, perché divido tutto quanto per 1. Quindi in genere sceglierò qual è un primo coefficiente della relazione uguale. Ora, questa relazione è una relazione lineare tra le derivate dell'uscita dell'ingresso. Come trattiamo questo genere di relazioni? Uno strumento che ci consente di trattare questo genere di relazioni sono le trasformate integrali, in particolare ad esempio la trasformata di Laplace. Quindi, l'obiettivo di oggi è fare un riepilogo, una cartellata veloce sulla trasformata di Laplace, sulle due proprietà, ovviamente facciamo, così mettiamo un po' gli strumenti per quello che verrà dopo. Voi dovreste averla già vista, però diciamo un passaggio rapido, non so. Cos'è la trasformata di Laplace? Allora, è un'operatore, chiamiamola L costiva, che prende una funzione, diciamo del tempo, generale questa funzione di una qualunque variabile, diciamo del tempo, e a questa funzione associa un'altra funzione, che è la funzione che chiamiamo con la stessa lettera ma maiuscola. E questa volta è una funzione complessa derivata da x. Quindi se il tempo appartiene a L, la variabile di Laplace invece in generale diventa y. E come è definita questa funzione? Questa funzione è definita come l'integrale, si chiama Madame Novale, nel senso, diciamo, varie definizioni, riprendiamo questa. Quindi l'integrale da 0 a più infinito di E a meno S per T X dt in dt. Stiamo facendo quindi? Prendiamo questa funzione, la moltiplichiamo per una funzione che è la funzione di S di T,
integriamoci, sparisce la divergenza dal tempo e quello che mi rimane è una funzione che dipende da una variabile complessa. Ok? Ora spero, diciamo, di apprezzare a questo punto, avendo fatto lo studio nello spazio di stato, una serie di cose. La prima è che qui quello che vi compare è di nuovo un polinomio, qui abbiamo passato parecchie lezioni a guardare polinomi caratteristici di matrici e quant'altro, quindi sostanzialmente perché voglio fare qualcosa che lega i coefficienti di questi, non sarà un polinomio, questo è un polinomio, diciamo, nelle derivate di y, mettiamolo così, nel senso che al posto delle potenze di y non avete derivate di y. E questa cosa però vedremo come ci vedremo. Non solo, ma voi dovete sapere che i modi di evoluzione del sistema sono dati da degli esponenziali, in generale di coefficiente complesso. E cosa fa questa trasformata sostanzialmente? Qual è l'idea? Prende questa piccola distintiva, ovvero la soluzione del mio problema, ma già la X, ma ce l'abbiamo, la soluzione del mio problema differenziale, e in qualche modo la combina con un'espressione generica dei modi di evoluzione naturale di un sistema lineare. Ok? In che modo la combina? La combina con questo operatore che somiglia, per una serie di motivi, a un prodotto scalare. Dico perché somiglia a un prodotto scalare, perché si può far vedere, adesso non entriamo in questo dettaglio, però potete definire in certi spazi di funzioni, cioè in certi insiemi di funzioni con proprietà particolari, degli operatori, in questo caso l'integrale del prodotto. Immaginate che questa funzione non dipendesse da S, ma che dipendesse solamente da T. Per S con un parametro, va bene. Che cosa posso fare? Posso dire, va bene, io però posso prendere questo equazione e facendo questo integrale, questo oggetto si può dimostrare che ha delle proprietà simili a un prodotto scalare. Perché dico ha delle proprietà simili a un prodotto scalare? Come funziona il prodotto scalare tra due vettori? Beh, voi avete due vettori. Quindi immaginate i due vettori come due cartelle. Allora, due di quattro elementi. Questo lo chiamo X, questo lo chiamo Y. Quando faccio X, vedete che si lo scalare. A volte qualcuno lo spiega anche così, perché non lo si è usato. Diciamo questo. E cosa faccio? Primo elemento per il primo elemento. Più secondo elemento per il secondo elemento. Più terzo elemento per il terzo elemento. Ok? Quindi faccio la sommatoria su un certo indice di che andrà a dividere da 1 a 4, in questo caso, adesso non ce l'ho scritto, e scorro su questi indici. Dell'elemento di posto i, il sistema dell'elemento di posto i, sì, oggi. Ok, a questo punto posso fare due cose. La prima è che posso continuare ad accodare elementi a questi vettori. Quindi questo i è la infinito. Posso dire che questo è il posto 0. Quindi ho il posto 0, posto 1, posto 2, posto 3, eccetera, eccetera. Ok? Dopodiché, ho detto, vabbè, io questi elementi di questo vettore li posso rappresentare in che modo? Immaginate di avere un altro, qui vado a impegnare tutti quanti gli indici che ho scritto. Chi sono gli elementi del mio vettore? No, di punti, so. Giusto? Me posso immaginare di avvicinare questi punti. Tanto lo sto scrivendo di quindi. Quindi se da un indice discreto passo un indice continuo, questa sommatoria diventa integrale. Io dico cosa gioco. Immaginate che questo indice di grado io lo chiamo T. Lo so, no, lo chiamo tempo. Che sto facendo? Prendo X in T, lo moltiplico per quest'altra funzione che per me è Y in T e sommo tutti i T. Quindi è la stessa cosa che facevo qui. Si può far vedere appunto che nel caso continuo, sotto certe proprietà, cioè queste funzioni devono essere in certi spazi, eccetera, eccetera, quel prodotto ha delle proprietà simili a un certo di questo. Ok? Perché vi sto dicendo questo?
Perché l'idea è che voi con il prodotto scalare cosa potete fare? Potete dire, va bene, io invece di mettere una Y qualsiasi, qui dentro c'è un vettore di base. Allora, questo prodotto scalare, che cosa mi dice? Mi dice la componente di questa funzione per questo vettore di base. Giusto? Però se la stessa cosa lì, invece di mettere una funzione qualunque qui, ci metto un esponenziale complesso. E vado a vedere la componente, tra virgolette, della mia funzione lungo quell'esponenziale complesso. So che la mia risposta in generale con il sistema lineare sarà una combinazione di esponenziali complessi. Quindi quello che sto facendo è in qualche modo andare a vedere ognuno di questi esponenziali quanto compare nella risposta di questo sistema. Ok? Diciamo, questo però, la storia ve l'ho fatta un po' chiacchierata, però tutta questa roba si può dimostrare formalmente. Si vede molto bene, ad esempio, nel caso delle trasformate di Fourier. Se voi pensate alla serie di Fourier, ok, ma voi fate la serie di Fourier, che cosa fate? Vi viene detto che la serie di Fourier, cioè la serie di Fourier, non è meccanici, non è una serie di Fourier. Vi viene detto che una funzione da tipo di serie T, se è periodica, la x di t è periodica, la posso scrivere come una sommatoria di i che va da 0 all'infinito di a con i coefficienti per posso fare a con i per seno più b con i per coseno, oppure se li combino posso scrivere come a con i per la i con i complessi, quindi devo in qualche modo diciamo, farmi comparire con un segnale reale, quindi combinare la mia opportuna. Quello che sapete quando vedete qui è a meno io e t, questo coefficiente diventa il complesso coniugato, che non cosa è. Però il concetto qua è lo stesso, che sto dicendo? Prendo le mie funzioni di base, che questa volta sono esponenziali solamente immaginari, questo è il segnale periodico, lo sto espandendo in serie di segnali periodici. E ci sono dei coefficienti che moltiplicano questi segnali di base per esprimermi questo oggetto. Quindi ancora discreta la cosa. Non l'ho ancora resa conto. Questa omega, scusami, è i, andiamo a leggere, non c'è un programma, non è l'idea, la linea omega 0, perché non c'è un programma. Sappiamo le armoniche successive. E come li calcolo questi coefficienti? Qualcuno mi ha detto, questo coefficiente voi lo potete calcolare come un certo fattore davanti che dipende dalla definizione che avete fatto della trasformata di Fourier, oltre a come fatto il pi greco, a volte col fiera, a volte della radice, questo dipende. Ma sostanzialmente con l'integrale da 0 a più infinito, x di t per e alla i meno i r omega 0 t, fino a t che è 0 t. Qualcuno mi ha detto che il coefficiente a con n della serie di Fourier può essere però non è la risposta, l'hai vista la prima cosa. Unica cosa che hai detto. No, non ho mai fatto. Comunque, quando fare questa cosa, questi coefficienti li trovate così, che è esattamente la stessa roba che ho scritto là, ma almeno vi insegno più o meno così, insomma, il concetto è esattamente. Ok. Detto questo, torniamo a noi. Perché ci interessa questa trasformata? Ci interessa, lo vedremo, perché questa trasformata ha una proprietà molto particolare. Ovvero che, ce la dimostriamo, ovvero che la trasformata della derivata ennesima di x di t è parente, non è proprio uguale, a f alla n per la trasformata di x di t. Questo non è il problema. Perché ci interessa questa cosa? Perché a questo punto, quando io vado a piegare la prossima della classe tutta questa roba, queste derivate mi diventano delle potenze, qua veramente mi compare un po' di nulla. E io prima ho visto risolvere meglio le equazioni differenziali. Quindi quello che faccio è trasformare tutta questa relazione, risolvere questa relazione polinomiale, e poi anche trasformare il risultato sperando di poter tornare indietro alla soluzione. Ok. E
che è un po' quello che si capiva praticamente con i locali chiusi per fare le moltiplicazioni. Se voi fate i logaritmi di se voi fate il logaritmo di un prodotto per fare la somma della somma di logaritmo. Quindi questo vi consente di sommare l'operazione complessa di un prodotto e un'operazione di più che premetto per fare la serie di voi. Quindi questa cosa qui fa fare dei punti quando ancora non esistevano i computer. Ora, ovviamente la trasformata, innanzitutto dobbiamo chiederci se esiste, cioè se è definita, se è ben definita. Questa trasformata, ovvero questo integrale, è ben definito per come è scritta questa trasformata, in generale, per est maggiore di una certa sigma con C, dove sigma con C si chiama ascissa di convergenza della trasformata di Laplace. Qual è anche pizza? Io non voglio entrare troppo nei dettagli, mi interessa una comprensione qualitativa quanto quello delle cose. Tanto questa roba deve essere l'ha già vista nel primo modo. Cosa vuol dire? Perché questo integrale convenga? Perché sto integrando fino in finito, questa roba non solo deve andare a zero, ma deve andare a zero pure abbastanza rapidamente, perché voi sapete che esistono funzioni che vanno a zero e qui integrale va a zero. Non è finito con le linee. Ok. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se questa funzione fa il suo andamento, che sarà quello che sarà, la devo pesare per qualcosa che decresce più o meno rapidamente. Ok? Ora, se questa già decresce, il sistema è stabile, la posso pesare per qualcosa che decresce un pochino. Perché tanto? Quindi questa S potrebbe essere 0, potrebbe essere anche leggermente negativa, perché se fosse negativa questo diventa E a più qualche cosa per T, quindi un'esponenziale che cresce, ma se X per fosse un'esponenziale che decresce più velocemente, tutto il prodotto mi sta ancora bene, posso fare integrale. Se invece questa roba è divergente, qua io ci devo mettere una S positiva. Che cosa vi fa pensare? Positiva al centro di parte reale, perché quella parte immaginaria vi dà il solito sicuramente un'oscillazione. Fa pensare che delle unità, se no io sto dicendo se la X è stabile, converge, posso avere una scissa di convergenza, della trasformata di Laplace negativa. Se questa è divergente, posso dare una scissa di convergenza positiva, perché tanto questa decresce, questa cresce, ma questa decresce più velocemente, immaginate che questa X sia valente a meno di tutti, va bene, perché la soluzione di tutto questo approccio è questa. Se qua ti metto E alla più 5T più una parte immaginaria, tutto questa roba un inviluppo e comunque continua a decrescere. Se ne vado a fare l'integrale, probabilmente riesco ancora a uscire. Ok? E infatti lo vedremo. La scienza di convergenza della trasformata di Laplace è legata all'autovalore più a destra del sistema. Quello che andrà a vedere, diciamo, formalmente, però. In generale, il motivo per cui compare questa scissione di convergenza è questo, e questa è ben definita, ma è ben definita sotto certe condizioni. Possiamo scriverlo se volete formalmente, appunto, questa roba è una roba complessa, quindi ci interessa la convergenza del modulo di questa funzione. Se la vogliamo scrivere in maniera formalmente corretta, posso andare a considerare il limite per t che tende a infinito, se l'integrale da 0 a t, perché questo integrale è definito in questa maniera, qui è almeno s di t, quindi tutto quanto il valore assoluto, giusto? Ma questo è limitato dal limite per t che tende a infinito integrale tra 0 e t del valore assoluto di quello che c'è dentro. A questo punto il valore assoluto è uguale al prodotto dei valori assoluti, quindi questo posso trasformarlo in un prodotto, ma il prodotto di questa roba è
Il valore assoluto di questo oggetto, fatemelo chiamare, è a meno alfa più omega. Va bene. Se ne vado a fare il modulo, la parte di omega non contribuisce. Mi diventa a meno alfa. Chiamiamo di sigma giusto perché altro facciamo di questo cinque. Vabbè, facciamo un sigma. Quindi questa roba sarà il limite per t che tende all'integrale maggiore di t è a meno alfa di questo è positivo, quindi non toglie il valore assoluto per il modulo di x di t in dt. E a questo punto, come vi dicevo, il minimo valore della parte reale di questo S per cui tutta questa roba converge la chiamo ascissa di convergenza. Questo vi serve a dimostrare cosa vuol dire? Vuol dire che questa trasformata converge in una regione di piano complesso che in generale è stata così. Perché è una retta verticale del piano complesso a destra della quale tutta questa roba. Che è il discorso che vi dicevo prima, no? A destra di una certa parte reale, se questa roba è sufficientemente stabile, diciamo così, cioè la chiamo stabile perché questa per me sarà la soluzione di un sistema lineare, questa roba continua a convergere. Ok, adesso l'abbiamo dimostrato in maniera un po' più. Ora vediamo quali proprietà c'è questa trasformata, quindi fatemi fare un po' di spazio e ci andiamo a guardare un po' di proprietà della trasformata della Laplace. La retta è parte reale uguale alla scissione di convergenza. A destra di quella parte, abbiamo questo oggetto, questa roba. Cioè, dovrebbe dire questa roba converge per un certo sigma, perché è chiaro che se io vado a destra poi e alla meno sigma t, dove sigma questa volta è reale, tenderà a decrescere sempre di più. Quindi è chiaro che questo integrale, se convergeva prima, a maggior ragione converge adesso. Allora, descriviamoci per da la definizione. E andiamo a vedere le proprietà che c'è questo oggetto. Allora, prima proprietà è la lineetta. Che vuol dire che è lineare? Vuol dire che se fa una trasformata di alfa 1 x1 x2 più alfa 2 x1 di t, questa trasformata non è che alfa 1 nella trasformata di x1 più alfa 2 nella trasformata di perché lineare questa roba? Perché è integrale, quindi integrale di un operatore lineare. D'altra parte anche il prodotto scalare è un operatore lineare. Quindi questa è banale. Seconda proprietà che ci interessa è quella di traslazione del tempo. Che cosa mi dice questa proprietà? Mi dice che se io considero la n in x di t meno un certo dato, vado a chiamare più grande, questa trasformata viene uguale a t. Alla trasformata di Laplace moltiplicata da lei a meno s. Come la trovo questa proprietà? È facile, basta cambiare le variabili qui dentro. Se voglio avere x di t qui,
al posto di t meno t grande ci metto t primo. Qui mi compare est a meno t primo più t grande. Dt non cambia. Questo integrale resta lo stesso, ma porto fuori un termine all'est. No? Se voglio lo scrivo, questa roba di integrale per 0 per infinito di l a meno s t primo più t per x primo primo. Io ho fatto il cambio di variabile t primo è uguale a t più di grande, quindi qui dentro c'ho, se volete, scusate, t primo uguale a t meno t, quindi qui dentro mi compare proprio t primo, quindi compare t primo, se c'ho io t diventa t primo più t grande, e dt non cambia perché se faccio la derivata di uno rispetto all'altro viene. A questo punto cosa devo fare? Semplicemente perché questa roba qui non dipende da te, la variabile di integrazione, la posso portare fuori. Quindi questo diventa è a meno est di primo e fuori è a meno est. E questo che è a meno est di per la nostra ponente. Ah, l'altra cosa che non vi ho detto è che quando fate questa sostituzione, questo estremo di integrazione parte da meno t a quel punto. Però questo non è un problema perché tipicamente i segnali che ci interessano sono 0 prima, cioè sono 0 prima di t0. Se scelgo t0 uguale 0, poi il segnale a un certo punto comincio a trasmettere qualcosa. I segnali effettivi prima di tutto spento. Quindi questo cambio di estremo non mi cambia anche. Torniamo a noi. Dicevo, terza proprietà che ti interessa. Quale vogliamo le traslazioni in S? Allora, ve la potete immaginare più o meno allo stesso modo. Se considero la trasformata di E alla alfa T per X di T, questa è X di S di O. Stesso motivo di prima, no? Posso dire x, io metto e alla alfa t per x, a questo punto questa mi diventa e alla meno s meno alfa per t, ovviamente. Qua, derivazione del tempo, questa è quella che ci interessa. La trasformata di Laplace di derivata di x di t è uguale a f per la trasformata di Laplace s meno x di t. Notate che qui ho la trasformata, qui invece ho il segnale in zero, il segnale reale. Questa la dimostriamo perché è interessante. È interessante, è una proprietà che ci tornerà un po' prima della teoria media di essere dimostrata. È abbastanza facile. Devo fare questo integrale. Come lo posso fare? Porto integrale per parti, quindi che faccio? Integro questo e dirigo questo. Ah, questo diventa, diventa x di t per a meno s di t valutata da infinito e 0 meno che cosa? L'integrale da 0 a infinito di t per la derivata di questo, questo chi è? Questa è est
per E almeno ST con un segno meno da 11. Devo derivare questa E almeno ST, minimo di meno S per E almeno ST, quindi meno diventa più per la S. A questo punto questa S la posso portare fuori. Questa è, questa è la trasformata della classe. E qui vedete, apprezzate anche se ritieni compagno di questo esponenziale. Qual è l'utilità di questo esponenziale? L'esponenziale è un oggetto che quando lo derivate rimane simile a se stesso. Questo vuol dire che quando applicate la trasformata di Laplace alla derivata, la trasformata rimane simile a se stessa. E quindi si dice che algebrizza il problema differenziale, che trasforma un problema di relazioni tra derivate in un problema di polinomi. Che succede qui dentro? Questa è la trasformata di Laplace. La S. Questa roba qui la devo andare a cancellare, però in infinito mi farà zero, perché una dita di all'infinito, questo esponenziale, se la trasformata converte, deve andare a zero. Se no, la trasformata non sarebbe zero. In zero, questo esponenziale va in 1. E quello che mi rimane è quello di questo zero, con un segno meno da. Quindi questa roba effettivamente rimane S, non lo fate descrivere, rimane S per X di S, da questo integrale, meno la X del punto 0 da questa differenza dove il termine è infinito basta. Ok? E altro? Io lo faccio. Cerchiamo. Integrale al testo. Che cosa mi dice questa proprietà? Mi dice che l'integrale, che la trasformata dell'integrale tra 0 e t x quando di tau di tau è uguale a 1 su r per la trasformata di Laplace di x. E questa anche è abbastanza facile, ti deriva dalla proprietà precedente. Perché a questo punto teorema fondamentale del calcolo integrale, chi è la derivata di questo integrale? È x. Quindi la trasformata della derivata di questa roba deve fare x. E chi è la trasformata della derivata di questa roba? È S per la trasformata vera, meno il segnale in sé, dove il segnale non è tutta questa roba. Devo scrivere. Fatemi chiamare questa pdt, vabbè, le do un nome. C'era L della derivata del tempo x di t. Sarà S per la L di x di t meno t di 0. Ma x di 0 è l'integrale tra 0 e 0 di questa roba, ok? Mi rimane S per la trasformata di x, ma la trasformata di x è la trasformata dell'integrale, mentre questa è la trasformata della derivata di questa roba, cioè questa per me è proprio x.
perché è la trasformata della derivata dell'integrale di x, quindi la trasformata di questo. Quindi la trasformata di x è uguale a s volte la trasformata del suo integrale. Quindi la trasformata dell'integrale 1 su s. Ok, questa è una conseguenza diretta della proprietà di. Che altro abbiamo poi? Altra proprietà interessante. Questo è il termine. Convoluzione. Questa proprietà mi dice che la trasformata di questo oggetto x di t prodotto di convoluzione di y di t è uguale al prodotto delle trasformate di x di y. Dove chi è il prodotto di convoluzione? Questa roba è definita come integrale tra 0 e t di x di t meno tau y di tau. È una funzione di tempo in cui una variabile compare nell'integrale come vi aspettate che compare e l'altra compare con questo argomento t tau. Perché questo prodotto mi interessa? Perché se ci pensate questo vi ricorda molto l'espressione esplicita di una risposta di un lineare. Se vi ricordate, quando abbiamo scritto per un sistema lineare l'espressione di x, avevamo una roba del tipo x di t è uguale a un termine di evoluzione libera, che per il momento non ci interessa, più che cosa? Più l'integrale viene alla t meno tau b di tau dell'aula. A questo punto spero apprezzerete che questa roba si trasforma secondo la class immediatamente. Perché? Perché l'integrale di convoluzione mi dà il prodotto delle trasformate di b per 1, ma uno segnale che non so quello che sarà. E di questa roba qui. C'è la trasformata di questa roba qui. È la trasformata di una funzione esponenziale traslatante. Non è neanche traslato perché in base essere diventa scusa che è quella di all'altra e la potrò utilizzare, la posso calcolare da questa roba qui. Diventa la trasformata di A alla T per un segnale costante. E si può calcolare, perché no? Ok? È chiaro che quello vediamo adesso, giusto per motivarmi, per dire che sto vediamo questa cosa. Che ci è rimasto? Ah, questa si può dimostrare se volete questa proprietà di convoluzione. Ve lo faccio vedere giusto per curiosità. La trasformata, o per la dimostrazione, non ve la chiederò mai, giusto perché la chiederò una volta. Il prodotto x con funzione di y è uguale all'integrale tra 0 e infinito di a meno st. Di che cosa? Di questa roba qui. Cioè, questa è la mia trasformata dell'integrale, per il mio segnale di t. Ma chi è il mio segnale? Il prodotto di convoluzione, quindi è l'integrale tra 0 e t di x di t meno tau, y di tau, quindi tau, tutto quanto di x. Giusto? Mi ricordo. E così si vede un po' meglio. Se vale questa, posso scambiare l'ordine di integrazione e quello che viene fuori è l'integrale in dettaglio prima dell'integrale tra 0 e scusami, questo prodotto vale infinito. Vedete, c'è prima un prodotto qui, vabbè, trovate un po'. Spero di farlo tutto quanto il prodotto.
anche per me. Per il quindi è almeno st in t meno da e c di da. E a questo punto c'è questa roba, questa roba qui, questo integrale interno, che cosa vi dà? Vi dà la trasformata di x, perché avete l'integrale in dc di e alla st per dct con una traslazione in tanto. Quindi mi deve comparire, se c'ho la tabella di traslazione, che cosa ho esponenziale? È a meno f tau, giusto? Dopodiché, cosa mi ha rimesso? X di f, lo butto fuori perché a questo punto non diventa più da tempo, e ho l'integrale in d tau di e a meno s tau per y di tau, che è la trasformata. Quindi viene prodotto la trasformata di x per quello che rimane che è la trasformata di x. È chiaro che, diciamo, quindi non era il componente era tau di x, ma era come funzionava. No, perché dovete applicare questo. La stazione del tempo. Se ho x di t meno t grande, mi comparo e alla meno s t grande, solo il dato. Dopodiché, le ultime tre cose che ci servono sono i teoremi a progetto. Teorema, valore iniziale. Teorema, valore iniziale. Quindi per il limite, se t che tende a zero da destra di un certo segnale x in t è uguale al limite per f se tende all'infinito di t di f x di s. Se non c'è questo questo teorema ci consente di legare il valore in zero del segnale con il valore nel punto all'infinito della trasformata di Galois. Vediamo. E mi sa che sto prendendo lo spazio, forse vediamo, mi tagliamo col pezzo. Ma spazio è l'unico che gioco, no? Niente, siamo condannati, no? Allora, proviamo un po' più. Allora, che è x di s? X di s è l'integrale tra 0 e più infinito di e almeno s di x di t, cioè l'integrale a fare la. E questo, se lo integrate per parti, si viene meno x di t per e a meno s di t diviso s tra 0 e infinito. Ho integrato la s e lasciato la x sul coperchio. Meno più scusate. Beh, fare di meno però ci viene meno l'integrale di questo per la derivata di x, ma l'integrale di questo che è meno 1 su s per la x, mi viene più 1 su s integrale di un terreno infinito di e a meno st, e questo è l'integrale di questa roba qui per la derivata di x. Detto? Quanto integrazione ho fatto? Ho integrato la meno st e derivato di x, quindi fammi comprare l'integrale della meno st. Questa avrei dovuto spiegarla così, è meno st su f con un meno davanti, meno su tutta. E poi l'f me la sono portata pure.
A questo punto, chiamo facciamo un po' di punti. passiamo degustando Abbiamo uno spazio più piccolo. Allora, dobbiamo vedere che fanno questi due termini. Al solito, il termine all'infinito lo possiamo buttare, perché a meno che si deve portare più. Il termine in zero lo posso immaginare come meno 1 su s, il limite per i che tende a 0 più da 0, però nel senso, in generale potrebbe intendere 0 più da destra, nel senso per alcune, se avessi un segnale di continuo in 0, per generalizzare la definizione, lascio il limite da 0 da destra. Immaginiamo che ok, ma parte 0 e diventa un valore di il limite non c'è, proprio il limite adesso. E questa roba è il limite di x di t su s, tanto questa roba del neutro. Beh, la cosa mi rimane questo termine, ma questo termine qui a destra, c'è un plus. Qui c'è un plus. Meno x su s è una roba del neutro. E questo viene da questo integrale. Questa roba chi è? Questa roba meno di 1 su s è la trasformata che la passa della derivata di x. Quindi è s di chi è per 1 su s? Meno la x per 1. Però in verità, ma no, non bisogna cercare di fare il punto, qual è questo? Qual è il problema questo? Cioè, questo limite più 1 su r per tutta questa roba, va bene, non la fate scrivere. Però io che faccio? Le faccio il limite per s che tende a 0. Quando s tende a 0 è finito, questo esponenziale tende a 0 e questo integrale tende a 0. Quindi faccio sparire questo pezzo. Però attenzione alla dimostrazione che non è. Proprio per capirci. Quando faccio tendere s all'infinito, butto via questo pezzo. Quello che mi rimane adesso è questa cosa qui, che avevo eliminato. A questo punto cosa ho mostrato? Ah, su qui c'è un modo per esempio. Qui c'è un modo per esempio. Quindi vediamo su s, il limite per t che tende a 0 su di x di t più 1, 2, integrale, eccetera, eccetera. A questo punto il mio teorema che cosa dice? Dice che devo prendere il limite per s che tende all'infinito di questa roba. Quando s tende all'infinito, innanzitutto moltiplico tutto quanto per s. Quindi qua mi compare r, qua mi compare r, qua mi compare s, e dobbiamo distribuire. Quindi mi compare su s che tende. Quindi ho che s deve tendere a s uguale al limite che tende a 0 di t più e alla s t per la derivata di s. Ma questo argomento, quando s tende all'infinito, tende all'infinito, diciamo, tende all'infinito. E quindi quello che mi rimane è che sono azioni. Ok, dimostrazione, no, di quello ci siamo. Ci siamo. Però mi risco per te, magari. Vi aiuto a ricordarvelo, a me la vostra dimostrazione di ricordare le cose, certo? Qui per che c'è questo segno che non si va mai se è meno se è giù perché cambia da una cosa all'altra, però se vi ricordate come è fatto l'integrale, chiaro, se ci mettete alfa, ma vi compagni più o meno per forza. Quindi se l'avete visto una volta è più facile ricordare. Poi abbiamo teorema del valore finale del modello immaginario. Allora, il teorema del valore finale. Perché il limite per t che questa volta tende all'infinito
di t è uguale al limite per f che tende a zero di t. Ok, questo teorema vale solamente se tende a zero di x. Sto facile, voi capisci, il primo limite è quando t tende a zero, il limite per x che tende, per t che tende a zero di x, e il limite per s che tende all'infinito di s di x. Mentre il limite per t che tende all'infinito di x, e il limite per s che tende a zero di x. Scambiare gli estremi di integrazione. Ora, qual è il problema? Il problema è che, mentre qui x di 0 non si sente di tutto, questo limite ha senso che la x passa da 20 a 20 con perché. Quindi questa roba va sotto un'ipotesi di convergenza. Quindi, in particolare quelli di dimostrare che mi va se la scienza di convergere sia la persona di Laplace. Sì, e lo canto però la base di un'ipotesi di essere. No. Perché deve essere negativa la scienza di convergenza? Mi viene da qua questo limite per essere che tende a zero. Se la velocità di Laplace è definita per essere maggiore di sigma positivo, è sicuramente. E se veniva per la trasformatoria a basso, avete questo è il piano di Gauss, convergeva in una regione di questo punto. Ora, se questo punto è a destra di zero, questo qui non lo posso fare. Quindi, ancora una volta, uguale che se la x è divergente, cioè, non c'è il limite per dire che è infinito, in effetti, questo qui non lo potete calcolare. Perché non è quindi una trasformatoria a basso. Ora vediamo se considerare il valore di sinistra. Il big board viene dalla sinistra e l'espressione che avevamo scritto prima, riscriviamocela di nuovo. Eravamo arrivati a una cosa di questo tipo. S x di S è uguale al limite per P che tende a 0. Di x più 1 su f per l'integrale da 0 all'infinito che è a meno se c la derivata di x quindi però a questo punto che devo fare? Questa volta faccio andare s a 0 scritto come dovrebbe essere l'interno perché quindi cosa faccio? Faccio il limite per essere che tende a 0 di essere di ok? Cioè è uguale al limite per essere che tende a 0 di questa roba ma questa non dipende da essa ed è il limite per essere che tende a 0 di questa roba quando essere tende a 0 questa esponenziale diventa 1. Quindi che mi rimane? Mi rimane l'integrale di x derivato. Quindi questo altro non diventa che x di t tra 0 e infinito. E che cosa ho trovato quindi? X che va in 0 più x che va limite di x che tende all'infinito meno limite di x per t che tende all'infinito. Quindi questo se ne va con questo e mi rimane solamente il limite di t che tende. Allora, non lo spiego perché non c'è spazio, ma l'idea è che ora abbiamo trovato le proprietà. Proviamo a dire, questo è il mio limite, se ne va con questo metto qui, che era esattamente quello che volevo stesso modo. E quello che mi rimane è il limite, per t che tende a 0 di x, che vuole proprio il limite per s che tende a 0 di x. Se la scelta di un'emergenza negativa. Ultima cosa, ve la cito solamente. Forse la signora vuole? Può darsi la signora. Sì, c'è l'essere. Cioè, proprio nella stessa questione, mi dice SMS. Vedi, che a volte la dimostrazione
Ultima cosa, esiste un teorema del valore finale anche per la derivata, che non dimostriamo, lo vediamo solamente, che però in alcuni casi può essere utile. Quindi questo teorema del valore finale lo potete anche scrivere come il limite, l'errore iniziale per la derivata, scusate. Lo scrivo, facciamo voce. Vedete che il limite ancora una vertica che tende a zero. Questa volta della derivata vi viene dato dal limite per f che tende all'infinito di s quadro x niente meno f x quindi questa volta vi compare un certo intero delle dati molti. Se vuole una cosa ok, questo ci potrebbe servire più avanti. Quindi per questo devo fare praticamente nel senso che basta che ci andate a considerare la derivata di x come un nuovo segnale. A questo punto che è x, la trasformata della classe di questa roba. E lo sappiamo, stava lì. È f dell'x meno x con 0. Quindi semplicemente troviamo questo stesso teorema. Quindi questa in realtà è una combinazione della proprietà 7 e della proprietà 4. Prima di fermarci per qualche minuto, l'ultima cosa che vi voglio far vedere è che sono tornato a aggiornare la presenza. Anzi, prima di questo commentiamo un attimo questi problemi per capire che cosa ci serve. Allora, la linearità ovviamente ci torna utile perché noi sappiamo che per il nostro sistema vale più di sovrapposizione. Ok, possiamo sovrapporre in modi naturali. Quindi è chiaro che ci viene comodo per poter analizzare il problema indipendente. Ci aspetteremo che per un sistema lineare questa x sia una combinazione di esponenziali, un esponente complesso. Quindi ci aspetteremo di trovare trasformate di Laplace di termini esponenziali, o di segni così. Dopodiché, questa sempre per tutte le parti, che possono essere funzionali per dei sistemi dinamici, potesse essere, immaginate per esempio di avere una comunicazione, magari la vostra elaborazione viene da qualche parte, poi comunicate il dato, oppure un esempio tipico è immaginate, l'esempio tipo è pensate alla doccia, va bene, quando voi mettete l'acqua calda, non è che arrivi l'acqua calda solo un certo tempo, nel senso che ci stupo, cioè fisicamente una lunghezza per propagare, per arrivare l'acqua calda, da dove viene, dalla valvola dove, al punto dove viene effettivamente emessa l'acqua, c'è un tempo. Quella cosa di un dato ritardo nei sistemi, quindi questa mi dà molti problemi. Questa è chiaro che ci interessa, perché se mi aspetto di avere degli esponenziali qui dentro, ovviamente sono questa proprietà. Questa anche ci interessa perché è la proprietà fondamentale, quello che abbiamo detto, che ci consente di trasformare le equazioni differenziali lineari in polinomi, equazioni quantitative. Questa ci tornerà utile in alcuni casi, ma sostanzialmente è diversa di quella. Però questa deve dire, per esempio, di avere un controllo integrale adesso. Vedremo che avere, saper trattare questi temi ci verrà utile quando parliamo di questi temi. Questa ovviamente viene utile per il prodotto di convoluzione. Quando avete convoluzione di qualcosa, dovete trasformare un prodotto nella misura della massa. Quindi avete semplificato due operazioni. La derivata vi diventa la moltiplicazione per uno scalare, così la convoluzione diventa un prodotto.
teorema iniziale e teorema finale mi sono utili per calcolare il guadagno statico che si conserva del guadagno statico, appunto quello iniziale qui che viene utilizzato a volte per dimostrare le cose in alcuni teoremi. E in questo caso invece è uno per calcolare il guadagno statico, cioè il valore a regime di quanto misura della mia risposta una volta che sono esauriti i transitori. Veramente, prima di fermarci un attimo, vediamo rapidamente qualche trasformata notevole. Allora, segnale a gradino, che lo scrivo come 1 di t grassetto, qualcuno lo scrive come 1 di t, lo vedete come delta di 1 di t, qualcuno lo scrive come h di t da il gradino di psi, sono varie notazioni, tutto questo, però. Insomma, sono scritte semplicemente. È il segnale fatto con 0 di t 0 e 1 dopo 0. La trasformata di questo gradino è con questo. Lo devo usare. È la trasformata di un segnale costante, quindi questa ti dimostra facilmente, nel senso che la tua è la sua trasformata integrale da 0 all'infinito si è a meno st per una funzione che vale 1 da 0 all'infinito. Quindi che è un integrale? È meno 1, 2, 3 a meno st tra 2 e 3. Ma è a meno st all'infinito fa 0 e in 0 fa 1, quindi viene più. Ok, questa è la. Poi cosa abbiamo? Abbiamo la trasformata di un esponenziale è a meno di. Sto ragionando sempre trasformate in monolatere. Quindi questa è l'integrale da 0 all'infinito di a meno. Ma questa la posso dire come la trasformata è gradino moltiplicato per un esponenziale, giusto? Quindi chi diventa? Diventa 1 fratto S più A, proprietà moltiplicazione per un esponenziale. E vedete già, perché dovreste averlo già visto al solito nel primo modulo, che un modo esponenziale si riflette in un polo nella tua progressione, nella, diciamo, nel termine che hai. Poi cosa vediamo? Abbiamo che la delta di gira, sapete la delta di gira, che è trasformata da 1. Perché è trasformata da 1? Lo vedete che abbiamo mentre la delta. Non è la delta. La delta è la derivata. E quindi potete immaginare che potreste vedere la derivata, la proprietà di derivata, per cui la trasformata della derivata del gradino è S per la trasformata del gradino, che è 1 meno il valore del gradino 0. Oggi vale il gradino 0, non lo sappiamo. In realtà questo lo dire ancora più facilmente. Se voi prendete l'integrale da 0 infinito a meno ST delta di t, in realtà la delta, ricordate che non è una funzione, quindi applicare quelle proprietà ogni volta di puntare qualche problema. Però quello che potete fare è applicare le proprietà adesso. Questa che cosa fa? Ricampiona la E in 0. Quindi tutto questo integrale diventa E a meno S da 0. Ok, proprietà di prima di prima. Poi altra proprietà interessante. In generale, per avere un segnale polinomiale nel tempo,
la risoluzione più lunga, voglio proprio perché con n maggiore di 0, ovviamente. Questo diventa 1 fratto x alla n. Ovviamente questo è sempre considerato, immaginatevi sempre più condizioni, nel senso più volte mi arriva da 0 a più infinito, io adesso non lo so sempre, però pensatevi sempre da 0 a più. Quindi che vuol dire? Queste sono rette, parabole, cubiche, eccetera, eccetera. Un segnale polinomiale viene trasformato in una serie di modelli. Questo coefficiente vi serve perché insomma, non deve fare i conti, fare di compagnia. Perché fondamentalmente questo lo potete dimostrare, lo potete fare le derivate di questo segnale. E quando fate le derivate di questo segnale, di compare n, n1, n2, eccetera, eccetera, perché non arrivate a delle cose di via. Che altro vuoi avere? Ah, abbiamo seno. Io mi metto qui. Chi deve essere stato divertito? Questa è una cosa che si può calcolare in vari modi. Allora, il risultato è quello che abbiamo detto. Il risultato è omega, stazio, S quadro, più omega quadro. Possiamo arrivare in vari modi a questa relazione. Vediamo come. Primo modo, scrivo il seno come, questo lo vedete non per tagliare, perché secondo me sono interessanti per capire come entra in gioco il nostro della classe. Il seno di omega è alla i omega t meno e alla meno omega t diviso due volte. Giusto? A questo punto posso scrivere la trasformata del seno come la trasformata di questi termini, ma la trasformata di questi termini è parente a questi, quindi diventa 1 fra 2i per 1 diviso s meno i omega per 1 diviso s più i omega. Giusto? Quando faccio il prodotto, che cosa mi rimane? Mi rimane 1 diviso 2i che moltiplica s più i omega. Cioè questo è più ovviamente, è meno. Meno s meno meno i omega più i omega. Diviso il prodotto di questi due che è s quadro più omega quadro. Vi trovate? Fatto il mio con il multiplo per moltiplicare su s meno s. I omega più omega fa 2 i per omega, ma se si chiama 2 i, quindi rimane omega, e sotto c'è il seno quadro omega. E fine qua, questo è fatto. Posso fare anche un'altra cosa, però. Com'è l'equazione dell'oscillatore armonico? X due punti è uguale omega quadro. Giusto? Mi trovate che sono uscito da qui. Con x di 0 uguale a 0. Applichiamo la proprietà della derivata. Derivata di questa, chi è? Allora, dobbiamo applicare la proprietà di derivazione, te la riscrivo giusto per comunità. La proprietà di derivazione del tempo mi dice che la trasformata di Laplace è uguale a S si è il segnale del giusto? Ok, a questo punto facciamo così. Io prendo un nome da qualche parte.
Allora, questo è tanto della struttura x di punti più o meno quando x uguale a no, questo lo posso anche fare. Poi posso scrivermi x1 punto è uguale a x2 e x2 punto è uguale a x2 più omega 4 x1. Ho scritto la stessa cosa ma ho aumentato lo spazio di stato. Anzi, no, questa cosa non è possibile. Certo. Sono un po' pratico, però voglio capire se riesco a capire l'equivalenza tra le due cose. No, facciamo così. Chi è la soluzione di questo segmento armonico? Dovreste già conoscere. L'oscillatore armonico mi dà probabilmente di omega t, giusto? Perché? A mio dire costante, perché in 0 deve fare 0 e se in 0 fa 0. Dopodiché, quando lo vado a derivare due volte, ottengo seno omega coseno, omega quadro seno cambia 3 seno. Quindi seno di x per omega 4 meno più seno di x per omega 4 fa 0. Quindi questa è una soluzione di questa equazione. Quindi cosa sto dicendo? Sto dicendo se trasformo questa roba e risolvo il mio problema, il risultato che dovrei trovare è esattamente questo. Ok? Ora vi spiego perché mi ero rimasto un dubbio. Perché se vi applicate brutalmente questa memoria, qua vi devo comprendere è qua x di x più omega 4 x di n uguale a 0, giusto? Però in realtà se ci mettere 0 non mi trovate con l'omega qua, per questo mi ero più dubbio, nel senso che stavo riflettendo se riesce a tenere facilmente questa, perché era un ragionamento che stavo almeno che mente discutendo. Me lo faccio controllare, perché se mi audio lo facciamo dopo, va bene. Quello che ci interessa, però è un'altra cosa, se a questo punto voglio calcolare la sommata del coseno di omega, che devo fare? Posso applicare la derivata a questa, giusto? Quindi avrò S per questa roba, perché la derivata del seno, diviso omega per la derivata del seno e omega per il coseno. Meno il valore di seno di 0 tutto a 0. Quindi questa dovrebbe essere 1 su omega S omega S quadro più omega quadro meno 0. Omega e omega si elevati vale S quadro S quadro. Trasformato per così. E proviamo sempre per un attimo. Allora, adesso lo vediamo prima di passare alla parte successiva, così ve lo trovate tra l'altro nella stessa registrazione. Se funzionano le camere. Ho detto una. Allora, diciamo, x due punti è uguale a meno omega quadro. Giusto? Con x di 0 è uguale a 0. E sappiamo che la soluzione di questa equazione è il seno di omega t, ma lo spiegherò. E la x per fare il seno di omega t. A questo punto che cosa possiamo fare? Trasponiamo questo in un sistema di primordine. Quindi vado a chiamare f punto è uguale a fatto y, facciamo a y, e il punto è uguale a meno omega quadro x. Trasformando la classe. Questa mi diventa f x di f meno x con 0 uguale a x di f.
e questa mi diventa et y di x meno y con 0 è uguale meno omega quadro x di s. A questo punto posso andare a sostituire y di s, quindi trovo et il quadro meno est x con 0 meno y con 0, ma che è y? È la derivata di x su b, facciamo il punto di 0, è uguale meno omega quadro x di s. Giusto? Adesso, s di 0, cioè se la soluzione noi sappiamo che è 0, x di 0 ovviamente è 0. E chi è la derivata di 0? È omega, perché la derivata di seno di x di seno di omega t è meno, no, è più omega coseno di omega t, coseno di 0 vale 0, questa è una poca omega. Quindi questa volta diventa omega. E a questo punto finiti, nel senso che mi rimane est quadro, qui non è x quadro, più omega quadro x di s è uguale a, oppure se volete, x di s è uguale a omega di s è uguale di omega quadro. Ok? Ovviamente con lo stesso ragionamento l'oscillatore armonico mi potrebbe seguire anche la trasformata del coseno. Come faccio? Qua invece ci metto un po'. A questo punto, per rispettare la condizione iniziale, quello che viene fuori qui è coseno. A questo punto questa diventa S. E questa volta è la derivata che fa 0, perché è derivata del coseno in 0 meno seno che fa 0. Quindi invece di avere omega di sopra, che era quello che ci aspettavamo. Ok? Questo perché? Per dire, quindi possiamo legare le trasformate che conosciamo a dei problemi di sì. Quindi questa la posso tirare fuori facendo il conto degli esponenziali, cioè sfruttando le proprietà della trasformata di Laplace, ma anche sfruttando il problema fisico di cui conosco la soluzione, insomma. Ok.